Sindaco Luigi Lucchi, in che cosa consiste questa fondazione, la strada di Sigerico Onlus? Stiamo cercando in questo periodo, in questi mesi, direi in questi anni, di seminare, di cercare delle soluzioni di rilancio del nostro paese e di tutto il nostro territorio. Abbiamo avuto la fortuna di incappare nell'ex sovrintendente della Fenice di Venezia, il maestro Moccia, che ci ha messo in contatto con il Giappone, con l'Associazione dello Stradivari, il violino a Cremona, con tanti artisti lirici, per cui senza costi per il comune abbiamo deciso di formulare questa fondazione nella speranza di ottenere dei finanziamenti europei e riuscire a ripetere a Berceto anche in modo più frequente quello che nel 2013 e 2014 sono state iniziative sperimentali ma di grande successo presso il nostro Duomo, anche attraverso degli artisti di opera lirica proprio giapponesi, che hanno permesso alle televisioni giapponesi di venire a riprendere il nostro paese e trasmetterlo, e hanno permesso al comune di parlare con alcuni amministratori di queste province importanti del Giappone, e quindi ci potrebbe essere, se saremo all'altezza, la possibilità di organizzare a Berceto, presso la villa sequestrata alla mafia, durante l'estate dei veri e propri corsi, dei master per artisti giapponesi che vogliono specializzare nel paese del bel canto che è appunto l'Italia. Ecco, io so comunque che questa fondazione si farà se avrà le adesioni e se avrà i finanziamenti. Le adesioni di diversi comuni, di diverse amministrazioni, prevalentemente sulla via Francigena, che stiamo ricercando e stiamo ottenendo, e poi stiamo predisponendo le schede per dei finanziamenti sul filone di Europa Creativa, che sono dei finanziamenti specifici per queste manifestazioni. E ci piace tentare anche questa strada per Berceto. I giapponesi sono persone serie che possono anche sulla cultura investire nel nostro paese, che da questo punto di vista rispettano molto, ma rispettano il paese e la sua tradizione, rispettano meno noi italiani contemporanei che non sappiamo utilizzare al meglio questa tradizione.